Monia Liberti è il nuovo assessore alla comunicazione e promozione della città. Si occuperà di marketing, immagine, eventi, Made in Naples, identità e tradizioni. Napoletana, diplomata al liceo linguistico e laureata in lingue e letterature straniere, Monia Liberti proviene dal settore turistico ed il suo ultimo incarico è stato quello di responsabile comunicazione e sviluppo del brand ed eventi dell'Hotel Palazzo Caracciolo. Il suo impegno sarà quello di raccontare Napoli attraverso i suoi valori reali, ha detto il neo assessore durante la presentazione, restituendo dignità all'immagine vera della città, un'attività dalla quale ci si attendono poi le giuste ricadute su economia e lavoro. Un allargamento per poter ancora di più amplificare quello che accade a Napoli, per poterlo portare fuori nel mondo e perché no, anche insomma è uno scambio, portare al di fuori, portare nel mondo e prendere dal mondo e portarlo qui a Napoli. Di energie nuove, idee nuove, un collante per tutta la squadra che sta già lavorando bene, quindi siamo contenti, una donna, una sfida per noi, per lei. Una scelta autonoma, anche in questo modo si rafforza l'esperienza innovativa della città di Napoli. Quello che era prima la squadra è la stessa, c'è un assessore alla cultura, al turismo, ci sono staff che si occupano di eventi, l'assessore nuovo si occupa di promuovere gli eventi, nel senso siccome Napoli ormai ha tantissime iniziative, la squadra deve essere più allargata, promozione degli eventi significa raccontare bene gli eventi che si fanno e portarne tanti nella nostra città. E soprattutto portarne tantissimi in tutta Napoli, quindi Napoli deve essere invasa di iniziative che portano economia, portano lavoro, portano turismo e portano cultura, quindi non cambia nulla all'interno della squadra, abbiamo una persona in più, una donna con le energie che ha dimostrato in conferenza stampa e quindi noi siamo pronti a lavorare con questa squadra più allargata.